Ciao, io confermo quanto detto da Alessandra, mi chiamo Valentina e per lavoro mi occupo di emozione e di scrittura, però oggi insieme parliamo di emozione e di scrittura. Non delle vostre emozioni, perché tendenzialmente il freelance ha un'emozione sola, che è l'ansia. Quindi la togliamo perché non ci interessa, la conosciamo tutti abbastanza bene. Le emozioni sono la cosa più umana che abbiamo. Come dicevo, non parleremo delle nostre emozioni, ma delle emozioni dei nostri clienti, cioè delle persone che leggono quello che scriviamo. Scusate. Chi è che di voi, per lavoro scrive? Chi non scrive per lavoro? Voi comunicate con i gesti con i vostri clienti, cioè o gli telefonate oppure come fate? Tu che non ti chiami Fiammetta. Fiammetta, come ci parli con i clienti? Quindi non hai un sito. Ah, e sul sito c'è solo il comando vocale? Quindi, torniamo a noi, tutti scriviamo, nel senso che anche quando il nostro lavoro non è quello di copywriter, di UX writer, di quello che volete voi, noi scriviamo. Allora, per parlare di scrittura, io però vorrei utilizzare uno dei format più trash, penso, dell'intera televisione italiana, che è Temptation Island. Quanti di voi lo vedono? Così cerchiamo subito di capirci. Raga, io lo vedo! Tutti gli altri che non sanno che cos'è Temptation Island, ora ve lo racconto perché altrimenti non possiamo andare avanti. In Temptation Island, che vi consiglio di vedere perché è veramente un capolavoro di trash, ci sono delle coppie sentimentali che vanno in un villaggio sardo della Sardegna. Coppie appunto legate sentimentalmente e vanno a mettere sotto test la loro relazione. Di solito i partecipanti sono composti da illustri sconosciuti che vanno a farsi la vacanza gratis oppure delle ex star che vanno lì a cercare di rilanciare la propria carriera. Le coppie vengono divise, l'uomo da un lato, la donna dall'altro. L'uomo sarà in un villaggio in cui verrà diciamo messo sotto pressione da delle single. Le donne saranno tutte insieme in un'altra parte del villaggio con dei single lubrichi che tenteranno di sedurle. Ok, per farlo, siccome io non ho le slide, ho bisogno di volontari, quindi vi racconterò una protagonista che è Antonella Elia. Chi è che non conosce Antonella Elia? Almeno questa, dai. C'è qualcuno che non la conosce? Proprio la conoscete tutti. Ok, io per Antonella Elia ce l'ho la mia protagonista, Silvia. Ok, abbiamo Antonella Elia qui. Antonella è qui con il suo partner Pietro. Mi serve un uomo che faccia Pietro. Volontario. Cristiano Ferrari, dove sei? È scappato. Vieni, Pietro. Oh, e adesso mi serve anche la single lubrica che nella serie si chiama Beatrice, ma noi chiameremo con un nome un po' sexy. Mi date un nome sexy? Come si può chiamare? Jessica. C'abbiamo pure una fotografa Jessica. Chi è che mi viene a fare Jessica? Dai, su. Chiamo io? Michela. Vieni a fare Jessica. Ok, adesso arriviamo al sodo comunque. Cioè. E non mi interessa, per quello, così la prossima volta lo vedi. Allora, questa è la storia. Jessica, vai vicino al single Cristiano. Il single Cristiano, il Cristiano che è in coppia, che è il fidanzato di Silvia, e quindi si chiameranno Antonella e Pietro, hanno questa relazione un po' burrascosa. Sono venuti ai Temptation Island a tentare di mettere la loro relazione sotto prova. Le emozioni delle quali parleremo sono quelle che vi vado a raccontare anche poi nel nostro lavoro, perché a noi di Temptation Island, visto che tanto noi abbiamo solo l'ansia, non ce ne frega niente, però magari ci può aiutare a lavorare meglio. Ok, Antonella e Pietro sono in due i lati diversi dell'isola e Pietro è stato sedotto dalla single Jessica. Jessica, seduci Pietro. Questo è il massimo della seduzione, ok. Antonella, che si è sentita lievemente cornuta, ovviamente non l'ha presa bene. Che emozione può provare Antonella? La rabbia, che cosa fa venire la gelosia?
la voglia di spaccare qualcosa in testa a Cristiano. Non lo fare, non lo fare, non lo fate. Ok, cosa succede nell'economia del format? Che Antonella chiede a Cristiano, Pietro, di vedersi davanti a un falò, davanti al quale vedranno le immagini della seduzione e potranno discutere di quello che è successo. Allora, in che stato emotivo arriva Antonella? Avvelenata come una biscia, cioè lo vuole ammazzare. E Pietro, in che stato emotivo è? È terrorizzato. Bene, agnello sacrificale, benissimo. Quando loro si incontrano, cosa fa una persona arrabbiata? Lo aggredisce. E una persona che si sente sotto pressione, cosa fa? Fa due cose. Dipende. Adesso non entriamo. Dipende, arriviamo un attimo, dipende. A. Comincia a prendere delle scuse. Quante volte quando noi siamo arrabbiati contro qualcuno, non necessariamente il nostro compagno Pietro, ma contro qualcuno, cominciamo a dire, vediamo che l'altro prende delle scuse perché non sa rispondere, allora butta lì delle cose. Cosa, che effetto ha su di noi? Peggio, siamo ancora più incazzati. Io ho detto, dove chi era che aveva detto? Non si può dire quella parola lì, io l'ho detta. Ok, il secondo modo è diventare ancora più aggressivi. Quindi, per favore, aggreditevi un attimo. Aggreditevi, no, Antonella, lei aggredisce te, vai, aggrediscilo. Stop così, no, devi stare fermi. Tableau vivant, fermi. Ok. Fermi. Cosa succede? Vi siete mai arrabbiati quando voi siete sul digitale? Io vengo di qua così poi cado dalla passerella. Vi è mai capitato di arrabbiarvi nella vostra vita digitale? Le parole vi hanno mai fatto arrabbiare? Vi dico anche quando. State facendo una prenotazione di Trenitalia e durante la prenotazione che voi siete col sudore perché avete il treno che parte, c'è un errore e l'errore è un errore 502 oppure semplicemente errore non riconosciuto. Vi è mai capitato? Benissimo. Cosa fate quando succede questo? Diventate delle belve. Perché? Perché la spiegazione che viene data a parole, perché noi nei media digitali parliamo con la scrittura, col linguaggio, non riusciamo a motivare all'altro l'errore che causa la rabbia. Questo non avviene soltanto sul sito di Trenitalia, succede spesso, ma noi proviamo rabbia spesso durante la nostra vita digitale. Direi che oltre all'ansia, che è la nostra emozione guida, sto rubando una citazione che non è mia, ma è di Andrea Fiacchi, quindi gliel'ho rubata. L'ansia è la nostra emozione guida, ma attenzione, anche la rabbia è un'emozione fortissima e la rabbia noi la proviamo. La rabbia ha delle conseguenze devastanti. Quando voi siete nel traffico e quello davanti a voi frena e voi state per andargli addosso o c'è tanto traffico, cosa fate? Cominciate a suonare il clacson con energia. Quando noi siamo arrabbiati abbiamo una grande energia fisica. Cominciamo a battere, posto, cominciamo a battere sulla tastiera in modo più forte. Scriviamo male, scriviamo convulso. Quando scriviamo qualcosa perché un servizio clienti non ci ha aiutato, perché una procedura d'acquisto non è andata bene, scriviamo delle cose piene di errori perché la nostra energia si riversa sulla tastiera. Allora torniamo a noi. Quante volte può capitare che un vostro cliente o un cliente di un vostro cliente si possa arrabbiare? Spessissimo. Quando c'è una procedura molto lunga che genera un errore, quando qualcosa, per esempio appunto una procedura d'acquisto, non va a finire come dovrebbe. Allora noi, che siamo appunto la coppia Antonello e Pietro, come dovremmo gestire la rabbia di questa persona? In che modo le nostre parole possono andare a tranquillizzare e a riportare la situazione in una normalità? Per evitare che questa crei un pregiudizio negativo per tutte le azioni future, cioè che il cliente non venga mai più. Cosa dobbiamo fare? Cosa fate voi con una persona arrabbiata? Guarda, la domanda no, perché se noi chiediamo l'altro ci insulta,
perché in quel momento l'unica cosa che possiamo abbassare quando la temperatura sale molto è cercare di abbassare i toni. Allora, se io sto parlando, abbassare i toni vuol dire rallentare, cercare di riportare la comunicazione in un binario, usare parole chiare e comprensibili affinché l'altro non vada in ipereccitazione perché già ci sta. Il modo in cui lo faccio sul digitale, quindi sul mio sito, sul sito del mio cliente, è usare parole chiare, semplici, che l'altro possa capire. Perché se l'altro non capisce cosa dico, perché potrebbe non capirlo normalmente, ma soprattutto perché in uno stato di ipereccitazione non mi segue, devo avvicinare, scusatemi, non mi segue, se io non parlo in modo chiaro, comprensibile, non rallento la comunicazione, l'altro lo perdo. Non riesco a placare la sua rabbia. Questo elemento, credetemi, lo faccio per lavoro come tutti noi qui, è uno degli elementi più dimenticati di sempre. Succede continuamente che noi ci arrabbiamo sul digitale, la risposta che abbiamo dall'altro, quindi dal sito web che stiamo navigando, è di proposta di vendita di qualcos'altro. Ma come, è andato male qualcosa? Mi vuoi già vendere qualcos'altro? Oppure semplicemente una risposta confusa, come ha fatto Pietro. Non mi rispondi, non ti capisco, mi arrabbio ancora di più. Oppure, peggio ancora, una risposta ancora più aggressiva. Un messaggio di errore, per esempio appunto il messaggio di errore che non si capisce, o semplicemente una mancata risposta, determinano la nostra esplosione. E la rabbia ci porta alla seconda emozione che ora metteranno in scena i nostri Antonella, Pietro e abbiamo detto Jessica. Allora, Antonella è avvelenatissima, arrabbiatissima. Una persona arrabbiata tornerà, se voi siete persone arrabbiate e avete frequentato un sito web, un sito di e-commerce, avete comprato qualcosa, non siete soddisfatti e non vi hanno dato una risposta, ci tornate a comprare. C'è qualcuno che ha un istinto suicidario e quindi dice sì, ci voglio tornare. Nessuno. Allora, se sei obbligato, ma quanti calendari avete tirato giù contro l'Agenzia delle Entrate? Ma mesi, cioè proprio mesi di santi. Ok, purtroppo lo Stato è quello è. Però cosa succede? Adesso, dopo la rabbia, Antonella prova un'emozione molto forte, che è il disgusto. Cioè è disgustata dal comportamento di Pietro. Sì, è sì disgustata. Ecco la mascherina, fai il viso un po' disgustato. Il disgusto, metti il disgusto, fermi così, tableau vivant, fermi così. Così, potrei avere mal di schiena, così, fermi. Nel disgusto succede questo, che noi perdiamo la fiducia nei confronti dell'altro. La perdita di fiducia genera una cosa fantastica, insomma, nei limiti. Il fatto che io poi non voglio più avere a che fare con l'altro. Non voler avere a che fare con l'altro vuol dire, da un punto di vista proprio commerciale, da un punto di vista nostro, di lavoro digitale, il fatto che l'altro, niente, non ce la posso fare, il fatto che noi non torneremo più a fare affari con l'altro. Perdere la fiducia, che di solito è basato su un elemento molto semplice, non capisco cosa c'è scritto su un sito web, non capisco i termini e le condizioni del nostro rapporto, non capisco in che modo posso comprare, in che modo posso ricevere assistenza, non capisco cosa c'è scritto sul sito dell'Agenzia delle Entrate, non mi è chiaro come si farà una transazione, non mi è chiaro in che modo posso chiedere assistenza. Tutto questo determina un'enorme perdita di fiducia, e la perdita di fiducia diventa un motivo per non tornare mai più a fare un'azione e quindi non tornare mai più dal nostro cliente. Quando noi parliamo di fiducia, tendenzialmente tendiamo a pensarla come un rapporto che in qualche modo si genera sui social, cioè io come brand genero fiducia nel mio cliente perché parlo bene di me o perché racconto bene i miei prodotti. La realtà è un pochino più sottile, perché la fiducia passa sempre attraverso le emozioni e attraverso il nostro linguaggio. Quindi la perdita di fiducia in questo caso, che è appunto il disgusto, è qualcosa che noi sottovalutiamo veramente molto molto spesso. E appunto, come vi dicevo, passa attraverso il linguaggio. Il linguaggio non chiaro, cioè le parole non chiare, le parole che mancano di sostanza, che non spiegano la situazione, che non spiegano quello che sta accadendo, come nel caso appunto di Antonella e Pietro. Pietro non è stato in grado di spiegare
che cosa è successo e quindi si è creata, vi prego di tornare nella configurazione, si è creata una situazione che non genera nessun movimento se non un movimento di distacco. Se Pietro adesso andasse a proporre ad Antonella di tornare insieme, di uscire insieme, di fare qualcosa, Antonella cosa direbbe? Beh, bravo, esatto. Se dopo tutta questa situazione lei è arrabbiata, lei è disgustata, Pietro tornasse a dirle ciao, come fanno molti siti web, è andata male, io non mi fido di te, però mi rimandi la newsletter dicendomi torni a comprare, dai, ci torniamo? Ma no. Ci torna Antonella con Pietro? Gesto. Ok. Antonella e Pietro stanno trovando un accordo. Glielo facciamo trovare l'accordo? A votazione, chi vuole che Antonella e Pietro tornino insieme? Uno solo. Dai, qualcuno. Chi non vuole che Antonella e Pietro tornino insieme? Vabbè, allora, io mi ero preparata alla gioia, però se volete parliamo della tristezza, come volete voi. Allora, diciamo che adesso forziamo il format e parliamo del fatto che Antonella si è lasciata convincere, anche perché le hanno proposto di andare a una serie di trasmissioni successive. Quindi Antonella, che come noi freelance è una laida approfittatrice del cliente, quindi... proprio te. Ok? Quindi... adesso, finalmente, in qualche modo, non sappiamo come, Pietro è riuscito a convincere Antonella. Quando il cliente è contento, cioè quando le persone sono felici, il cliente, l'utente, io normalmente parlo di utente, però in questo caso di cliente, quando l'utente è felice, non mi posso muovere, sono così tumulata qua, ok, quando l'utente è felice, cosa possiamo fare noi? Quando un utente è felice perché... un acquisto è andato bene, il prodotto gli è piaciuto, perché una procedura si è conclusa, una lunga procedura. Ha dovuto compilare un modulo molto lungo, ma è andato tutto bene. Torna da noi. Se io sono felice di un acquisto, torno nel negozio. Tendenzialmente sì. Quindi, quando noi ci avviciniamo al momento della gioia del cliente, detto così sembra una cosa un po' diversa, comunque... alla gioia del cliente. Il cliente Pietro può fare una proposta ad Antonella e dire torniamo insieme? Inginocchiati, per favore. Dai, che ti costa? Ok, sì, la può fare. Questo riguarda anche noi. La gioia è un'emozione bellissima perché nel momento in cui siamo gioiosi ci sentiamo molto forti, ci sentiamo energici e pensiamo che non tornerà un momento di infelicità. Come quando siamo infelici. Quando siamo infelici pensiamo che non saremo mai più felici. Quando siamo felici pensiamo che questa felicità durerà per sempre. E quindi questo stato di benessere ci dà anche la sensazione di essere invincibili, di potercela fare sempre. I game, nel senso il gioco online, punta su questo. Quando tu vinci non vedi l'ora di rigiocarti per tutto, perché ti senti così forte da poterlo rifare. Sto semplificando molto. Ora, quando è il momento in cui io vado a proporre al cliente di comprare qualcos'altro? Quando il cliente è felice, quando il cliente è soddisfatto. È chiaro, non fai salti di gioia per aver comprato probabilmente il pacco di pannolini per i figli. Non è quello. Però, quando qualcosa è andato bene, quello è il momento migliore per andare a provare a vendere qualcosa. Quindi, in questo caso, e mi avvio alla fine perché così... penso, andiamo a mangiare? No, non andiamo a mangiare, quindi non siate felici. Quindi, quanti di voi sono felici in questo momento? Pochi. Che si va a mangiare tanti. Quante mani felici abbiamo? Allora, per quelli felici voglio dirvi che c'è un libro che parla di questo, è mio, e si chiama Emotion Driven Design, e c'è un corso per Digital Update, ci sono i miei corsi, quindi in caso li comprate a parte. Detto questo, vi ricordo sulla lavagnetta le nostre tre emozioni principali, che uno è la rabbia, come si gestisce quando il cliente è arrabbiato, parla parole chiare, semplici, che spiegano che cosa è successo, perché altrimenti il cliente non riesce, o l'utente non riesce a seguirci.
Se noi gli mandiamo e gli diamo troppe informazioni, il cliente va in overload informativo. L'overload informativo genera ulteriore entropia e quindi genera ulteriore rabbia. Quindi rabbia, traduzione per i non udenti, parlare con calma, parlare piano, farsi capire, poche parole. 2. Disgusto. Ristabilire la fiducia passa di nuovo attraverso una comunicazione semplice che spieghi cosa succede. Quindi ristabilire la fiducia vuol dire anche utilizzare un linguaggio che l'altro capisce, spiegare che cosa è andato storto, quindi arrivare a dettagliare il nostro processo decisionale, cercare di far capire all'altro dove sono i punti deboli, dove ci sono stati gli errori e come sanarli. 3. Ce l'avete, gioia. Gioia, liberi tana libera tutti, siamo felici, possiamo fare quello che vogliamo e possiamo incentivare l'altro a muoversi meglio e a scegliere, avere ulteriori opzioni. Detto questo, per favore tornate insieme. Lo so, ok. Loro sono tornati insieme, io vi auguro buon pranzo, finito, quindi... C'è un altro non andiamo a pranzo, fermi, inutile che festeggiate. Dopo andiamo a pranzo, buon caffè a tutti allora.